Io saluto tutti proprio amichevolmente e con la gioia di ritrovarci anche per l'inizio di questo anno che si apre appunto con la presenza del Vescovo e su un tema importante per l'anno che stiamo per iniziare. E dicevo, si apre secondo la nostra tradizione questo. Incontro col Vescovo rappresenta di solito proprio l'avvio, la prolusione del nostro anno, dell'anno dell'Università Popolare della Fondazione Righetti. E quindi diciamo innanzitutto grazie al Vescovo Nicolò che ci ha inserito tra i suoi numerosissimi impegni e ai quali non dice mai di no, e cosa di cui ci siamo con piacere accorti perché la sua disponibilità veramente ci rallegra così, e ci conforta, no? Perché davvero lui è una presenza in mezzo a noi. E questa sera, oltre agli amici che di solito ci fanno compagnia in queste conversazioni, abbiamo il piacere anche di avere qui il dottor Caldari che rappresenta la Banca Riviera, Riviera Banca, che è un nostro collaboratore, sostenitore, senza il quale molte delle nostre iniziative non potrebbero avere corso. Perciò ringraziamo molto volentieri anche il dottor Caldari per questa presenza così attenta alle iniziative, alla cultura, ma anche a tanti altri settori della vita del territorio. Grazie. Bene, allora per il tema del quale credo vorrà annunciare qualcosa Pier Giorgio Grassi, io lascio la parola prima di tutto a lui e poi al Vescovo Nicolò. Ecco, solo una notizia che do con molto piacere. Uscendo, chi non ce l'ha, troverà sul tavolino in fondo la lettera pastorale del Vescovo. La lettera pastorale del Vescovo, ecco, proprio in sintonia con tutto il cammino della diocesi, vorremmo anche noi, insomma, partecipare a questa lettura, a questo cammino espresso con la lettera pastorale. Potete prenderne una copia, sono sul tavolino accanto alla porta. Grazie a tutti. All'architetto Caldari, che da anni sostiene le nostre iniziative, di portarci un piccolo saluto, un breve saluto, ma di portarcelo. Secondo me, credo che ci sia il vescovo, quindi chi più importante del vescovo può essere una seduta di questo. La conversazione familiare. Intanto io vi ringrazio per l'invito, mi fa molto piacere essere qui insieme a tutti voi, non è la prima volta che io vengo qui, mi ricordo che anche l'anno scorso, mi sembra l'anno scorso, siamo stati qui per la presentazione di un libro sulla salute, e era un argomento molto molto interessante. Non si sente? No. Attenzione. Forse ora. Io con piacere vi porto il saluto di Riviera Banca che ho l'onore di rappresentare mi complimento con questa organizzazione, questa associazione, fondazione Egino Righetti che è una fondazione a scopo culturale che ha molto affinità con la nostra attività, l'attività che noi facciamo. Siamo una banca, sembra che siano due cose completamente diverse, invece noi siamo una banca molto legata al territorio, siamo una banca di comunità operante in due regioni, in tre province, una banca che valuta, aggrega progetti e persone senza distinzioni sociali, senza distinzioni politiche, ma soprattutto sotto l'aspetto culturale.
Per noi sostenere chi ha bisogno, la comunità, i giovani, essere vicino alla gente, anche attraverso enti del terzo settore, e noi siamo molto vicini agli enti del terzo settore, coprono una buona parte dei nostri bilanci annuali. La nostra attività, oltre bancaria, affianca, la nostra banca affianca all'attività bancaria un'attività sociale, culturale, di prevenzione e cura della salute, di valorizzazione appunto dei territori. Crediamo nella cultura perché permette di comprendere meglio i fatti, le dinamiche, i mutamenti, perché consente al nostro sguardo di rivolgersi verso un orizzonte più vasto e più profondo. La nostra banca, il nostro obiettivo è dare vero sostegno a famiglie e imprese, mettendo la persona al centro di ogni interesse e cercando di contribuire per una società, di contribuire con tutte le sue possibilità per una società migliore in tempi non facili, in cui l'importante è la prossimità, lo stare insieme. Essendo la sanità tra i temi dell'iniziativa e tra i temi dell'iniziativa che in genere si possono portare a questi livelli, colgo l'occasione per ricordare velocemente che Riviera Banca è una banca, per essere sempre di più banca di comunità, ha dato vita ad una associazione, Riviera Mutua, che praticamente ha fondato una mutua integrativa che serve per facilitare la cura, per la salute, per la prevenzione. Proprio nei prossimi giorni, il 6, il 7 e l'8 mi sembra, e stiamo facendo delle visite di prevenzione, una è a Rimini, una è a Gradara, nei nostri territori di competenza, e servono appunto per fare delle prevenzioni, degli screening per la salute, insomma, per la prevenzione e cura della salute. Quindi mutualità, prossimità, socialità, sostenibilità sono parole che ci sono molto, molto vicine, ci stanno molto a cuore. Auguro a questa iniziativa tutto il successo che merita, auspicando di continuare il percorso relazionale che ci vede vicini alla fondazione, a questa fondazione Righetti, in un futuro in cui mai si perda il significato di stare assieme. Io mi fermo qui perché ho già preso molto tempo e il tempo del vescovo è molto più importante del mio. Ci tenevo a far sapere con chi abbiamo a che fare. Dovete sapere che le prime banche che si chiamavano banche di credito rurale, sono nate presso le parrocchie. E quindi sono cresciute sempre con questo spirito, che è lo spirito della dottrina sociale cristiana, che è quella di fare in modo che quanto viene in qualche modo prodotto in più sul territorio venga poi distribuito presso gli enti, le associazioni, i gruppi che lavorano. Ci tenevo a far conoscere queste figure, le quali sono vicine alla cultura, perché sono convinto, e credo che ne siate convinti anche voi, che questi tempi difficili si affrontano con un più di cultura e non con un meno di cultura. Sentivo stasera, venendo da Urbino, dove stamattina ho tenuto una lezione, alla mia età tengo ancora qualche lezione, sentivo che in Cina
quest'anno ci saranno 12 milioni di laureati. 12 milioni di laureati, mentre da noi diminuiscono i laureati e soprattutto aumenta il numero delle persone che non finisce la scuola. E di fronte a un mondo che diventa sempre più complicato. Quindi investire sulla cultura non è un optional, secondo me è un obbligo. È un obbligo. Per questo motivo, grazie, grazie di questa amicizia. Bene, allora passiamo al tema di questa sera, che è il tema del Giubileo. Il tema del Giubileo di cui abbiamo dato il titolo questa sera. E abbiamo chiesto al Vescovo di intervenire, anche perché non sappiamo ancora molto sui contenuti e sulle prospettive di questo Giubileo ordinario, perché dovete tenere conto che questo Papa ha fatto anche un Giubileo straordinario della misericordia nel 2015 per i 50 anni del Concilio Vaticano II. Invece questo è un Giubileo ordinario della speranza. E perché abbiamo chiesto al Vescovo di intervenire sul tema del Giubileo? Perché c'è questa speranza, questa parola speranza, perché siamo in un mondo dove questa parola non viene più pronunciata spesso, molto spesso viene pronunciata un'altra parola, cioè disperazione. Ecco, allora noi credenti non possiamo, per chi è credente non è possibile disperare. Anche se qualche volta ci capita di essere anche noi dei disperati. Invece questo concilio ci invita, e questo Giubileo ci invita veramente ad essere dentro la storia persone di speranza e anche portatrici, portatori di speranza. Ricordiamoci che questo 25esimo Giubileo ordinario ha una storia molto lunga. È dal 1300 che Bonifacio VIII fece il primo Giubileo, e leggendo un libro sui Giubilei, e chiudo, si dice che la prima volta che si fece il Giubileo, l'influsso dei pellegrini a Roma fu così forte che durante il flusso divenne necessario regolarizzare il senso di marcia dei pedoni tra Castel Sant'Angelo e il ponte che precede Castel Sant'Angelo. Quindi quest'anno si prevedono 30-35 milioni di persone che vengono a Roma. Quindi un fatto eccezionale, di grande importanza, che secondo noi non doveva essere messo in disparte. Allora do la parola al Vescovo Nicolò, ringraziandolo di essere tra noi, in forma così confidenziale e amichevole, perché questo è il modo suo di essere, e noi siamo felici di averlo con noi questa sera. Grazie. Dove devo parlare? Qua. Eccoci. Io vedo che tanto ringrazio. Diciamo una preghiera alla fine o all'inizio? Alla fine. Ringraziamo. C'è da dire una preghiera per la salute mentale del Vescovo, la diciamo alla fine. Allora io ringrazio dell'invito, a parte gli scherzi, grazie a sia Mirna che
Pier Giorgio, al Presidente, perché devo dire mi fa piacere invece essere qua davvero, lo dico senza così con grande franchezza, un po' perché c'è un uditorio così prestigioso, saluto anche il Presidente diocesano dell'Azione Cattolica, quasi fresco di nomina, quasi ormai, ma poi anche tanti altri personaggi, insomma, che... e poi veramente perché mi stimola anche fare queste cose, perché appunto uno ci stimola un po' a studiare, a pensare, un po' ad approfondire, insomma. Ringrazio anche il Presidente. Io dico di la verità che oltre l'aiuto a tutte le attività pastorali, culturali, pastorali della nostra diocesi e di tante altre cose, poi mi sembra di aver capito che è lo sponsor della squadra di basket, che ieri sera ha trionfato nel derby con Forlì, una cosa pazzesca, mai vista. Io c'ero. E quindi ci siamo divertiti, siamo contenti. Molto, molto. Cosa? Sì, ma siamo in cima alla classifica, volevo dire. Grazie allo sponsor. Allora, il giubileo. Allora, io farei così. Ho pensato queste due cose. Spero di non essere noioso, troppo lungo, e poi lasciamo un congruo spazio per un po' di approfondimenti. Volevo dirvi due cose. La prima, quando ho cominciato un po' a pensarci in questi giorni e cominciavo a scrivere delle cose deliranti, ho detto fermi tutti. Allora io vorrei proporvi un aperitivo, anche se non è neanche una pericena, è un aperitivo nel senso che vi presento così alcuni assaggini, alcuni stuzzichini della bolla di indizione del giubileo. E così spero da farvi venire fame e poi ve la andate a pappare a casa o dove volete, sulla vostra scrivania. Quindi un pochino, perché... è un aperitivo gustoso, secondo me. E poi, ciao. E poi dopo due cose sulla nostra diocesi. Va bene? Quindi due parti. Pronti, a posto, via? Allora, la bolla di indizione del giubileo ordinario dell'anno 2025. Francesco, Vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, a quanti leggeranno questa lettera, cioè voi, la speranza ricolmi il cuore. Per cui... se la leggete avete questa benedizione dal Papa. E è la bolla di indizione del giubileo, mi sembra di non sbagliare, perché del 9 maggio di quest'anno, me lo ricordo, non perché sono una buona memoria, perché è il mio compleanno. Sì, 9 maggio 2024, quindi non me la dimenticherò mai. Bolla di indizione del giubileo. È un gioiellino. Io l'avevo letta di corsa, appena uscita, poi... questi giorni me la sono riletta, secondo me è una mezz'oretta ben spesa, tre quarti, non so, mezz'oretta uno se la legge. Allora, il titolo della bolla è Spes non confundit, Romani 5 versetto 5, la speranza non delude. Vado veloce, di corsa, perché sennò è un... Allora, quindi parte da questo testo del capitolo 5 della lettera ai Romani, in cui San Paolo argomenta su questo tema della speranza e dice perché la speranza non ci delude, perché la speranza è fondata sull'amore di Dio per noi. Dio ci ama, quindi siamo a posto. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi se noi speriamo in Dio, speriamo nel suo amore per noi, la nostra speranza non verrà delusa. No, la nostra speranza si appoggia sull'amore di Dio. La speranza infatti nasce dall'amore e si fonde sull'amore che scaturisce dal cuore di Gesù trafitto sulla croce. Qui il 9 maggio, quindi intravedeva già l'idea di questa enciclica che è uscita 4 giorni fa sull'amore di Gesù. La speranza cristiana infatti non illude, non delude, perché è fondata sulla certezza che niente, nessuno potrà mai separarci dall'amore divino. Qui è Romani al capitolo 8. E già questo secondo me ci dice, no, io spero che la mia vita cambi, spero che il mondo vada in un'altra direzione, spero che ci sia qualcosa, spero che la vita di quella persona, spero che quella società, spero che il bene trionfi, spero che quella malattia. Questa speranza non delude perché è fondata, cioè
questo accadrà certamente perché Dio mi ama, vuole il bene e costruisce il bene nella mia vita. Poi c'è un interessante passaggio, secondo me, in cui collega la speranza con la pazienza. Con la pazienza. E ciò porta a sviluppare una virtù strettamente imparentata con la speranza. Due punti. La pazienza. Siamo ormai abituati a volere tutto e subito in un mondo dove la fretta è diventata una costante. Va avanti nell'epoca di internet, eccetera. Mi è sembrata interessante questa cosa. Purtroppo, come ben sappiamo, pazienza, no, una parola deriva da questo verbo deponente che è pazior, che vuol dire soffrire. Pazienza, sofferenza, patire, i pazienti. Quindi, però collega questo tema della speranza con il tema della pazienza. Come la chiama? La chiama una virtù strettamente imparentata. E poi fa un esempio, ricollegandosi alla natura. La natura è lenta. La natura è lenta, è paziente, non puoi affrettarla, non puoi seminare un pomodoro e poi tirarlo fuori con una pinza. Sta lì. Seminare un fiore, figlio mio, devi aspettare. Spero che venga fuori un pomodoro, ho capito, però devi aspettare. È bella questa cosa, mi è piaciuta. Da questo intreccio di speranza e pazienza pare chiaro che la vita cristiana sia un cammino. Infatti, e qui va avanti su questo tema del cammino, il titolo appunto Pellegrini di speranza, c'è l'idea del cammino, del fatto che la speranza non è un qualcosa che schiocchi le dita e le cose si risolvono, ma è un lento procedere, no? Come tutta la vita, come noi facciamo anche noi parte evidentemente della natura, però questo tema secondo me di una legge che è la presenza di Dio scritta nella natura, che ha un suo... Con le cose degli uomini, anch'io diventando vecchio, ho capito che la pazienza è un grande dono, è un grande dono, perché porta con sé una grande saggezza, specialmente nella vita delle persone, no? Poi molti di voi immagino che hanno avuto figli, e, insomma siete stati forse genitori, forse nonni, forse educatori, sappiamo come le persone, non è che gli dici una cosa e cambiano, lo devi ridire e poi ancora e poi non va bene e poi allora gliela devi cuocere in un modo e chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, un po' più così, gliela devi tritare, insomma. Siamo fatti così, siamo lenti, lo spirito ha dei suoi tempi, per cui la speranza che è questo aspetto del cammino, che è il cammino poi della vita, dell'educazione, di tante cose, parla appunto di questa, è vero che la speranza e la pazienza, però ogni tanto fa questo passaggio per arrivare poi al tema del giubileo, per dire che la speranza ogni tanto ha bisogno di tempi forti, cioè di scossoni, no? Per cui va bene, no? Indire ogni tanto un anno giubilare. Fa una poi propone una, diciamo, una piccola, diciamo così, memoria storica, diciamo, questo tema della speranza, del perdono, del riavvicinarsi a Dio, del gustare l'amore di Dio. In realtà, giustamente, Pier Giorgio citava il primo giubileo dell'era cristiana. Sapete, vabbè, adesso non vi annoio con queste cose, ma sapete che il giubileo è un istituto ebraico, no? Giudaico, nel Levitico capitolo 25, ogni 50 anni, 7 per 7 49, il numero 7 per gli ebrei è un numero un po' speciale, il numero del compimento, il 50° anno c'era una ristrutturazione di tutta la società, si liberavano gli schiavi, si ridistribuivano la terra, cioè aveva un significato sia religioso, perché Dio è padre di tutto e tutto appartiene a Dio, per cui c'era questo, era un giubileo di giustizia religiosa e di giustizia sociale, questo era, no? Recentemente la settimana biblica diciamo che è una roba difficile, no? Una cosa te la sei comprata tu con i tuoi soldi, poi la devi restituire, quindi ce l'hanno presentata i nostri biblisti più come un sogno, quella della ridistribuzione delle ricchezze, più come un sogno, come un'utopia, come un grande desiderio, più che come un qualcosa di realmente però dentro, no, c'è questa idea della riconciliazione, del perdono. Poi è stato quindi un istituto ebraico ripreso, no, nel 1300, però già prima cito alcune cose a cui
un pochino, dico la verità, forse le conosciamo tutti, ma non le avevamo collegate bene a questo aspetto del Giubileo. Già prima ricordiamo ad esempio la perdonanza di Celestino V, non so se l'avete mai sentito dire, che volle concedere a quanti si recavano nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila e nei giorni del 28 e 29 agosto del 1294 questa idea di un perdono più ampio e generalizzato. Poi ci mette dentro l'indulgenza di San Francesco della Porziuncola, chiedeva l'indulgenza per quanti avessero visitato la Porziuncola nei primi due giorni di agosto, l'indulgenza della Porziuncola. Ancora lo stesso si può affermare per il pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Callisto II, Papa, nel 1122 concesse di celebrare il Giubileo in quel santuario ogni volta che la festa dell'Apostolo Giacomo, che è il 25 giugno, luglio, cadeva di domenica, era un giubileo, cioè c'era un perdono particolare. Quindi dice, è un desiderio già dell'uomo medievale, no? Di questo dell'uomo, diciamo, questo desiderio di. E poi dopo siamo arrivati a questo nostro giubileo che andremo a vivere. Parla del pellegrinaggio. E invita, dice, nella città di Roma ci saranno tanti luoghi di pellegrinaggio attraverso questo gesto. Qui fa una cosa, spero di non dire una cosa così fuori luogo, vabbè, posso dirla, no. Qui cita, invita a vivere il giubileo, il successore di Pietro, invita la Chiesa Cattolica, arricchita anche dalle, sono particolarmente invitati a Roma anche tutte le chiese orientali, in particolare coloro che sono già in piena comunione con il successore di Pietro, cioè invita tutte le chiese orientali, ora dico una cosa un po' tecnica, cattoliche, che però celebrano in un modo diverso. Noi abbiamo qui, no? Abbiamo dei cattolici orientali, di rito orientale. A Santa Croce c'è un sacerdote rumeno, padre Cristian, che è un cattolico ma di rito greco-cattolico, bizantino. E anche a Cattolica ci sono degli ucraini, e anche la Madonna della Scala sono ucraini cattolici che però celebrano, cioè se uno va a messa vede una roba un po' diversa dalla nostra, a parte il fatto che la celebrano in ucraino e in rumeno, non so come siete messi voi con le lingue orientali, però se la traducessero sarebbe comunque diversa, cioè adesso voi siete gente di cultura quindi sapete queste cose, cioè la Chiesa Cattolica celebra la stessa Eucaristia in tanti modi, la Chiesa Cattolica, noi siamo di rito romano, rito latino, però ci sono i malabaresi, i malancaresi, i siriaci, quindi invita le chiese orientali. Poi arriva perché invita anche gli ortodossi, noi abbiamo anche dei cristiani non cattolici ortodossi, uno sant'Agnese, qui ci abbiamo dei rumeni, e anche il patriarcato ecumenico di Costantinopoli alle celle sono ortodossi, celebrano il rito bizantino, uno entra dentro gli sembra uguale a quello, però non sono ortodossi. Non cita gli evangelici, i cristiani evangelici, perché con le indulgenze secondo me loro non è che vanno tanto d'accordo, quindi diciamo che Lutero e le indulgenze giubilari non ne avevano una gran simpatia, e quindi però invita, quindi diciamo un particolare invito agli ortodossi eccetera. Va avanti, dice appunto, parla di questo anno giubilare, cita i suoi, anche quelli che ha già detto Pier Giorgio, tutti i giubilei precedenti, dice una cosa particolare, poi dà alcune note tecniche sul fatto che, permettetemi di dirlo almeno a voi, queste porte sante sono soltanto quelle, per quest'anno sono soltanto quelle delle quattro basiliche di Roma, San Pietro del Vaticano, San Giovanni Laterano, San Paolo Fra del Mura e Santa Maria Maggiore. Nelle altre diocesi non le chiama porte sante perché la meta del pellegrinaggio è, diciamo, la diocesi di Roma, le basiliche romane, quindi un tempo anche le cattedrali erano
erano, non lo so, comunque quest'anno è così, è inutile discutere, diciamo ci sono altrettanti luoghi giubilari organizzando i quali, poi dalle date, sapete che il giubileo comincerà a Roma la notte di Natale, poi nelle varie diocesi italiane la domenica successiva a Natale e si concluderà l'Epifania a Roma all'Epifania del 2026 e invece nelle altre diocesi, non mi ricordo, il 28 dicembre del 2025. Vabbè. Veniamo a cose anche un pochino, forse anche... ovviamente in questo giubileo di pellegrini di speranza che camminano che con pazienza, con, animati da una speranza che viene dall'amore di Dio, in questo anno così speciale siamo invitati a porre dei segni particolari e ne fa un elenco, secondo me, interessante. Sono chiamati a riscoprire la speranza e la grazia di Dio nei segni dei tempi che la Chiesa ci offre oggi. Il primo segno di speranza è che si traduca nella pace per il mondo. Quindi, ancora una volta, purtroppo il nostro mondo si trova immerso nella tragedia della guerra, per cui la prima cosa da sperare e per la quale lavorare è la pace. Vado, una pace duratura, eccetera. Vado veloce. Un secondo segno di speranza mi ha colpito è quello su cui vorremmo essere invitati ad agire, a fare cultura, ma anche a essere concreti, è suscitare nei giovani il desiderio di generare nuovi figli e nuove figlie. Ma che roba, eh? Perché effettivamente la presenza di figli, di bambini, immagino appunto tra voi c'erano papà, mamma, nonna, eccetera, è veramente una concretizzazione interessante, no? Di una speranza nella vita. Allora vuol dire, cioè, se una giovane coppia avete avuto un figlio, vuol dire che spera che è possibile, cioè dà a tutto il mondo un segnale che è ancora bello vivere, che la vita merita di essere vissuta. Perché se la vita fa schifo non lo metto al mondo un figlio, no? Dice, ma no, la vita è una roba brutta, per cui no. Quindi, bello, trasmettere la vita, suscitare nei giovani il desiderio di generare nuovi figli e nuove figlie, recuperare la gioia di vivere, recuperare la gioia di vivere, di cui un bambino, ma anche per noi adulti. Terzo segno di speranza è nell'anno giubilare saremo chiamati ad essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio, cioè di disperazione, di potenziale disperazione, i detenuti. E quindi dice una parola sui detenuti, nel senso che una persona in carcere che ha commesso quello che ha commesso, che è finita dietro le sbarre, è chiaro che ha una speranza grande, diritto prima di tutto di uscire da quel, e poi di essere riaccolto, di rifarsi una vita, eccetera eccetera. Propongo ai governi che nell'anno di giubileo si assumano iniziative che restituiscano speranze, forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in se stesse e nella società, percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponde un concreto impegno e osservanza delle leggi. Questo tema parla di noi anche, ora non so, forse i condoni e le amnistie non so noi che cosa possiamo farci, però che le persone uscite dal carcere possano uscire e trovare almeno nella comunità cristiana dei luoghi in cui ci possano essere dei passaggi intermedi, poi vi dico anche una cosa, una delle cose che vorremmo fare durante il giubileo è quello di aprire, sapete noi abbiamo un grande dono, vabbè, mischio a quello che volevo dire dopo, però questa cosa, uno dei nostri sogni del giubileo, abbiamo grazie ad Onoreste, alla comunità Papa Giovanni, abbiamo le comunità educative carcerarie che si chiamano CEC. Quest'anno ne vorremmo aprire una presso il santuario di Bonora, cioè che siano loro, perché al santuario di Monara, che tutti noi conosciamo, c'è una casa un po' messa maluccio e un'altra casetta messa malissimo, che le vorremmo un po' aggiustare e
far sì che questa comunità educativa carceraria possa andare a vivere lì, cioè persone che o hanno gli arresti domiciliari o sono appena uscite o comunque hanno comunque delle una sorta di detenzione, possano stare lì, diventare i custodi del santuario e magari organizzare un piccolo bar e lavorare un po', insomma, quelle cose. Per cui poi gli ammalati che si trovano in casa in ospedale, segni di speranza verranno offerti agli ammalati, la loro sofferenza possono trovare sollievo nella nostra vicinanza. Andare a trovare gli ammalati, guardate, anche con voi sono sicuro che lo farete. Io devo dire la verità, tutte le volte che vado in un ospedale, nei nostri ospedali, magari a trovare un prete ricoverato, per lo più quello, perché i parenti io non li ho qui, oppure persone che conosco, la malattia, insomma, il contatto con gli ammalati, cioè penso che veramente le persone ammalate, cioè non c'è la vicinanza di qualcuno rende quella degenza, quell'essere lì totalmente diverso. Vedi letti in cui ci sono tante persone intorno, vedi letti in cui non c'è nessuno, e beh, c'è una certa differenza. Patologie e disabilità. Quinto segno di speranza. Di segni di speranza hanno bisogno anche coloro che in se stessi la rappresentano, i giovani. E se purtroppo vedono spesso crollare i loro sogni. Studia, fai il master di qui e di là, ad Harvard, a Vienna o dove capita, e poi dopo, guarda, studia, non ti preoccupare, tu vai avanti, tu una laurea, 3, 6, 9, 12 lauree, poi arriva il momento e nessuno ti vuole e non trovi lavoro, cioè voglio dire, fermi tutti, cioè, come tu mi hai detto che faccio queste robe qui, poi certo, non per tutti, quelli bravi poi alla fine della fiera trovano, oppure altri sono obbligati, no? Quindi verso i giovani, non possiamo deluderli. Sul loro entusiasmo si fonda l'avvenire, no? Anche trattarli in modo adeguato, offrire loro speranza, una speranza certa di poter fare, di poter realizzare qualcuno dei loro sogni. Spende qua alcune parole sull'illusione della droga, il rischio della trasgressione, la ricerca dell'effimero, cioè parla appunto di un po' del disagio giovanile, che appunto persone disperate che non riescono a ingranare nella società poi finiscono, no? Alcol, droga e dintorni sono delle cose pesanti di cui mi permetto di dire, anche in chiave culturale, secondo me noi parliamo pochissimo, diffusissime ma silenziosissime su sta roba qui. Migranti, profughi, rifugiati, persone che lasciano il loro paese nella speranza, spesso delusa, di venire qui a star meglio, sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Gli anziani, solitudine, senso di abbandono, non per tutti, ma certamente tra le categorie fragili ci sono anche quegli anziani che magari appunto abbandonati, credo che anche le visite alle case eccetera, i miliardi di poveri che ci sono in giro per il mondo. Punto, niente di nuovo, però letti con la lente del poter dare segni di speranza a queste persone, devo dire, mi è piaciuto. Allarga un attimo, così poi va avanti ancora su questi temi, diciamo in una logica forse meno locale, meno legata alla prossimità, ma anche, diciamo così, più di carattere geopolitico. Parla della fame nel mondo. La fame è una piaga scandalosa nel corpo della nostra umanità, invita tutti a un sussulto di coscienza, cioè non è possibile che nel 2024, di fronte a uno spreco spaventoso di risorse alimentari, ci sia ancora gente e bambini che muoiono di fame, cioè la roba non sta né in cielo né in terra, per cui ora non so cosa ci possiamo fare noi, però almeno coscientizzare questa cosa e dirla, cioè non è possibile che si muoia di fame, non è possibile. Riprende un motivo del grande giubileo del 2000, voi siete giovani, forse non eravate ancora nati, ma io c'ero nel 2000, e si era parlato molto del condono del debito ai paesi poveri.
mi sembra che l'Italia avessimo a che fare con la Guinea-Bissau e con lo Zambia, mi sembra che noi abbiamo fatto qualcosa di questo tipo. E riprende questa, se ne parla pochissimo, non ci siamo neanche organizzati. Mi ricordo che allora a noi spettavano quei due e forse spero che li abbiamo capite, se. E poi ne riparla, destinata alle nazioni più benestanti perché riconoscono la gravità di tante decisioni prese e stabiliscono di condonare i debiti di paesi che mai potrebbero ripagarli. Voi sapete cosa vuol dire avere un debito con una persona, lì continua a pagare gli interessi e non ci arriva mai, non ci arriva mai. Allora no, si porta via un po' di materie prime gratis, sappiamo come funziona. Però questo tema parla poi anche qui del debito ecologico, nel senso che noi andiamo a riversare la nostra spazzatura altrove, no? Quindi sappiamo bene, abbiamo distrutto tante cose. Una cosa interessante quasi, parla del fatto, durante il e qui finisce su queste cose di, quindi la fame nel mondo e il debito dei paesi poveri, anche questi sarebbe, ora poi non so, abbiamo anche due paesi da ricostruire, senz'altro, come diceva il cardinale Pizzaballa, ora speriamo che finiscano presto, poi bisogna rimetterci a rimuovere le macerie da Gaza, non so quanti anni ci metteranno, poi ricostruire gli asili, le scuole, gli ospedali, cioè ci avremo da fare, il mondo ci avrà da fare a tirare su questi paesi devastati. Vabbè. Parla poi di una curiosa ricorrenza, che ai più può non voler dire niente, però a noi riminesi riguarda, sono i 1700 anni, quindi nel 325, sì, la celebrazione del primo grande concilio ecumenico, quello di Nicea. Perché è interessante? Perché c'era San Gaudenzio, c'era Gaudenzio a Nicea. C'era San Gaudenzio che poi la pensava in modo diverso dagli ariani ed è scappato a cattolica insieme ad altri 17 vescovi, se no italiano la guerra, poi l'hanno preso lo stesso, l'hanno ammazzato, comunque ci ha provato a fuggire via, è andato a cattolica, i cattolici sono andati là e qua sono rimasti gli ariani, no? Non era il concilio di Nicea, era il concilio di Rimini, però lui probabilmente nel 300, insomma comunque era in quel periodo lì, il tempo di San Gaudenzio, che era quel concilio, il primo concilio della storia che definiva, era proprio, aveva a che fare con l'arianesimo, definiva diciamo il fatto che, cioè, non, i primi cristiani non credevano che Gesù fosse Dio sostanzialmente, ma che fosse il figlio di Dio. Era una dottrina, tecnicamente si dice subordinazionista, cioè Dio Padre è Dio Padre, Gesù va bene ma è un po' sotto al Padre, detta proprio così alla buona. E invece Nicea dice vero Dio e vero uomo, vero Dio e vero uomo. Dice una parola sulla sinodalità, l'importanza dei concili, cioè di un clima di colloquio, di comunione. È stato nel 325 il primo concilio ecumenico, perché vi ricordate editto di Milano 313, la libertà, un editto di tolleranza in cui ognuno poteva finalmente professare la propria fede, finiscono le persecuzioni, 313-325, ci mettono 12 anni e organizzano fanno qualche vescovo qua e là e organizzano un concilio per definire la prima cosa, che Gesù è Dio, che Gesù è Dio. Ancorati alla speranza, dedica alcune paragrafi interessanti, ci vado veloce, sulla vita eterna. Parla lungamente della morte, della vita eterna, dei martiri, che sono di coloro che danno la vita, tra virgolette, volentieri, non so se volentieri o no, comunque danno la vita nella speranza di una vita eterna. Cioè io mi faccio anche uccidere volentieri, tra virgolette, perché so che il mio Dio mi attende. Cioè la speranza della vita eterna illumina un po' tutta la nostra vita. Sì, va bene, qui, qua giù, la mia vita è stata difficile, sono nato in una parte sfortunata del mondo, oppure fortunata, mi ha colpito una malattia nei miei cari, ma l'amore, basandomi sull'amore di Dio, spero in un'eternità beata in cui tutte queste cose spariranno, per cui sono disposto anche a dare la vita, a venire a vivere in un certo modo, crocifisso e decapitato, perché tanto so che vivrò,
che il mio corpo risorga. E come Gesù è morto ed è risorto, così anch'io morirò, ma anch'io risorgerò. Alcune pagine su questo tema. Alcune pagine. Parla della felicità, no? Abbiamo bisogno di una felicità che si compia definitivamente in quello che ci realizza, cioè ovvero nell'amore. Collega la felicità all'amore, c'è un paragrafo bello. Già ora, qui e lassù, qui e lassù. Finisco, parla del giudizio di Dio, del giudizio di... fa un piccolo trattatello sui novissimi, cioè, ma io devo aver paura del giudizio di Dio? Oppure spero nel giudizio di Dio perché sarà un giudizio d'amore? Non ho paura perché mi giudicherà amandomi. No? Ci libera da questa paura, dice, mamma mia, cosa succederà lassù con tutti i pasticci che ho combinato? Spero nel suo amore. Spero nel suo amore. Bellissimo. Alcuni paragrafetti sull'indulgenza. Difficili, devo studiarli un po' meglio perché anch'io questa roba qua è difficile, cioè l'indulgenza che lui dice è un sinonimo di misericordia, che perché come sappiamo poi dopo legato all'indulgenza giubilare è un qualche cosa che legato ad alcuni gesti religiosi o di carità, insomma la persona può applicare a se stessa o a persone defunte. Che defunte, quindi vive in Dio, la pienezza di un perdono che supera ogni scoria del peccato. Aiuto, qui bisogna fare un salto, bisogna trattenere il respiro e dire andiamo avanti, nel senso che ci sta che no, si capisce che quando tu commetti un pasticcio un conto è essere perdonato, ti perdono, ma un conto è riparare quella cosa lì. Se io faccio un furto nelle tasche di un papà di famiglia, devo prima chiedere perdono al papà di famiglia, secondo restituirli quelli che ho portato via, e poi che scorie rimangono? Rimangono tutte le scorie della fatica che quel papà di famiglia lì ha fatto a portare avanti la sua famiglia per quell'anno lì, senza i soldi, che è una roba difficile da riparare. Perché prevede un ritornare indietro che non si torna più. Non so se vi è chiaro questa cosa. Cioè, ci sono tutte e tre le cose. Le prime due, ti perdono, ecco qui i 10.000 euro. Ma quell'altra, di lui, che ha dovuto andare a fare un mutuo alla Riviera Banca, che gli aveva fatto sicuramente a tasso zero, oppure tutti i disagi che ha avuto, tutti gli insulti. Difficile da riparare la terza cosa. È quella scoria dei nostri peccati che alcune volte ci fa venire i sensi di colpa, che sì, mi ha perdonato, ho chiesto scusa, ho restituito, però quanto l'ho fatta soffrire. Quella lì difficile, bisogna l'indulgenza, no? Lì ce n'è per tutti, guardate, ce n'è per tutti. Permangono nella nostra umanità debole e dotata al male dei residui del peccato. E si vengono rimossi dall'indulgenza, sempre per la grazia di Cristo, il quale, come scrive, è la nostra indulgenza. La penitenziaria apostolica provvederà ad emanare disposizioni per avere questo grande regalo. Perdonare non cambia il passato, esatto, è interessante questo, cioè non si torna più indietro. Vado a soffrire. Chi mi restituisce quella sofferenza se non la grazia di Dio? Parla dei missionari della misericordia, che sono dei sacerdoti che nel giubileo della misericordia del 2016 li aveva, fatemi dire una roba un po' da vescovo e da prete, li aveva istituiti perché c'erano alcuni peccati riservati e aveva dato il compito ad alcuni sacerdoti di assolvere delle cose. Adesso non c'è più questa cosa qui, nel senso che ogni sacerdote può assolvere qualunque tipo di peccato eccetto quelli riservati alla Santa Sede, che secondo me quelli ancora rimangono, ma dovrei studiare, non mi ricordo bene. Li invita ad andare nei luoghi particolarmente difficili e poi parla della Madonna, dei santuari, della Madonna, della misericordia della Vergine Maria, dei santuari mariani come luoghi di misericordia.
una delle immagini della, e poi parla di un'immagine che è l'immagine dell'ancora, che nell'iconografia, diciamo, cristiana rappresenta sempre la virtù della speranza. Lasciamoci attrarre fin d'ora della speranza e permettiamo che attraverso di noi diventi contagiosa per quanti la desiderano. Siete morti? Più o meno. Ci fermiamo qui, dico due parole brevissime su Rimini o no? Cosa facciamo qui? Brevissime, dai. Allora, devo dire che poi c'è una paginetta, allora effettivamente la Mirna sorridendo, ringrazio per la sua bontà e pazienza, che è aperta alla speranza, che è al Vescovo Migliori, ha citato, nella lettera c'è un capitoletto, nella lettera pastorale c'è un capitoletto sul giubileo che dice alcune cose che poi faremo qui, nel senso che proveremo a farli qui. Parla di alcune cose. Sono rimasto abbastanza stupito dal fatto che di questa consonanza che poi è venuta anche dalle idee. Mi sono dimenticato, c'è una parte sul sacramento della riconciliazione, là dove parla del sacramento della riconciliazione, non mi ricordo come l'ho saltato. Vabbè, comunque vi leggo soltanto i titoli, così poi se ne avete voglia in un attimo in cui avete 39 e mezzo di febbre, non potete uscire, siete lì, dice vabbè. Non, avete già letto tutti i libri che vi hanno regalato a Natale, allora proprio, l'ultimo è la lettera pastorale del vescovo. I titoletti sono Gioia, Pace, Giustizia e Fraternità, tutti questi discorsi. Il sacramento della riconciliazione e l'indulgenza, una casa per tutti. Allora, noi ci siamo impegnati, anche il sindaco. Per noi riminesi forse la fame nel mondo non mi sembra che ci riguardi, diciamo, non mi sembra che Rimini si muoia di fame, grazie a Dio, per tanti motivi, ma anche perché non siamo in questa situazione, però un problema serio è ad esempio il problema della casa, per cui effettivamente da noi è veramente difficile, se sei uno straniero, se sei uscito dal carcere, se sei una famigliola che magari lui o lei sono reduci da un percorso terapeutico in una comunità, insomma. Se sei un po' così, ma anche se hai un contratto a tempo indeterminato, sia lui che lei, insomma, in molti casi non è semplice trovare una casa a prezzi accessibili nelle nostre città. Per cui vorremmo impegnarci un pochino su questo tema dell'abitare, per chi è più in difficoltà possa riuscire a non dover andare, se ha le sue radici qui, possa riuscire a non dover andare via da Rimini. Per cui è stata già costituita una commissione sul tema della diocesana giubilare, sul tema della casa, con incoraggiata anche dal sindaco e dall'assessore Manfredo. Il tema dell'unità dei cristiani, del genere umano, della pace, quindi l'ecumenismo, come ci consigliava il Papa di fare. Noi abbiamo degli anniversari che cadono nel 2025, la nascita di Don Oreste, la fondazione delle Suore di Tommasi, sono nate 100 anni fa, e un anniversario legato alla famiglia salesiana e 175 anni legati al miracolo della Madonna di Santa Chiara che ha mosso. Li vorremmo tutti un po' celebrare. Insieme alla casa vorremmo dare un certo rilievo ai temi. Luoghi giubilari saranno tanti, saranno tutti i nostri santuari, la cattedrale, ma c'è anche il carcere, per cui chi vorrà andare a visitare il carcere in qualche modo sarà possibile vivere un momento di preghiera in quel luogo, la nostra sede della Caritas, che ha un centro d'ascolto e una, non so se siete mai andato, una mensa veramente esemplare, 80 pasti, più o meno 80-100 pasti al giorno, 365 giorni all'anno a mezzogiorno. Invece, come forse sapete, nel pomeriggio dalle 5 in poi a Santo Spirito danno comunque qualcosa da mangiare, anche lì si aggirano su 70-80 persone, tutti i giorni, esclusa la domenica, la Caritas sempre.
se volete andare a mangiare la messa a Caritas ci andiamo insieme, io sono andato qualche volta, si mangia benino, non è male. Anche l'ospedale, la chiesetta dell'ospedale sarà un luogo giubilare a proposito degli ammalati. È partito oggi da Rimini Donaldo Fonti, che ha vissuto, è ritornato in Venezuela, ha vissuto là 31 anni là. Poi appena sono arrivato ha cominciato a sfondarmi la testa dicendo: ma io vorrei tornare in Venezuela di qua. Ho detto: ma dove vai? Sono appena arrivato, vai via in Venezuela. No, io so. Alla fine ho detto: va bene, nel senso che no, fermi tutti. Ho detto: Aldo, no, allora, tutto in Venezuela non ti ci vedo, tutto a Rimini nemmeno, perché continui a massacrarmi. Allora andrà un po' là e un po' qua, ma lui è contento, quindi se ne va là. Ora si farà, partito, però non è che va là a fare le vacanze in Venezuela, va a riannodare un legame tra Rimini e Caracas, la Guaira, per cui questa cosa qui la dobbiamo... Lui l'ha vissuto per 31 anni, poi dopo l'hanno richiamato bruscamente perché nel passaggio tra Chavez e qualcosa avevano ucciso un sacerdote venezuelano che collaborava con lui. Allora il vescovo di Leo ha detto: come back, torna a casa. E quindi l'ha fatto tornare a casa. Lui ci è rimasto malissimo, però era per la sua... Adesso speriamo che Maduro non ammazzi lui. Ho detto: tu ci devi girare alla larga, devi stare più zitto possibile, perché lui è uno che dice quello che pensa. Devi stare zitto, trattare con i poveri, con i bambini, con le famiglie, e fine della merenda, e noi ti aiutiamo. Quindi nel giubileo faremo questa cosa qui, riallacceremo questo legame con il Venezuela, che non mi sembra che se la passi molto bene. E poi vorremmo anche rispolverare tutte le missioni, riaiutare anche attraverso il campo lavoro missionario, ma non solo, tutte le missioni riminesi nel mondo. Cioè, allora, noi tradizionalmente abbiamo una missione a Mutoko in Zimbabwe, dove c'è un ospedale fantastico tenuto da Massimo Migani, una missione in Albania a Berat, attualmente affidata alla comunità di Monte Tauro. Avremo questa cosa qui in Venezuela, ma attraverso le nostre suore e le maestre Pie, le suore di Dommasi, le suore di Sant'Onofrio, per dire le tre realtà. Rimini in tutto il mondo, ma tanta roba, come dicono i giovani oggi. E noi queste cose qui le dobbiamo, cioè, dobbiamo conoscere, primo conoscerle. E poi sostenerle, insomma, è una cosa molto bella. L'ultima cosa, la penultima, è che questo tema anche della sollecitazione alla povertà, ne ho chiesto, è scritto anche nella lettera che in tutte, poi vedremo, mi direte voi se l'hanno fatto i vostri parroci. Secondo me, durante l'Eucaristia, perché poi c'è anche un tema sulla preghiera, non voglio annoiarvi troppo. Due cose mi sembrano di un certo rilievo. La prima cosa è che dalla nostra Eucaristia che celebriamo deve nascere la carità. Per cui ho chiesto proprio che, molto semplicemente, durante le processioni offertoriali della domenica che faremo nelle nostre chiese, almeno nella messa principale, insieme ai ragazzini, il catechismo, va a sapere, vengano veramente portati all'altare dei beni alimentari, che sono una cosa così, ma che poi dopo potrebbero aiutare, perché ancora oggi è vero che non si muore di fame, però molte delle nostre Caritas consegnano il pacco settimanale o il pacco mensile. Per cui, anzi, sembra che l'Europa ci faccia un po' di difficoltà a rendicontare. Attualmente vanno avanti con dei beni europei, perché là dove si produca un esubero di cose, anziché buttarle via, vengono distribuite in questo modo, eccetera. Per cui comunque il banco alimentare, eccetera. Faremo anche dei pellegrinaggi ufficiali alla cattedrale, le 15 zone in cui è riorganizzata la nostra diocesi, un sabato durante l'anno faranno un pellegrinaggio, una grande preghiera che viene alla cattedrale. E poi vorrei finire con questa cosa che mi ha colpito nella prima serata della settimana biblica, la teologa, la suor Papola, mi sembra si chiami, Papola di cognome, e ha detto una cosa che mi ha colpito, ha parlato del giubileo come di una grande celebrazione dell'amore e soprattutto della gratuità di Dio.
questa cosa qui mi ha colpito, nel senso, e lui dice, lei dice, la gratuità, no? Questo tema della gratuità, no? Da noi in questo tempo tutto costa, no? Tutto costa. Invece c'è un aspetto legato alla gratuità che è legato all'amore, che è deve essere oggetto della nostra riflessione. È un qualche cosa che potremmo regalare gratuitamente, veramente l'amore, che ha in una delle sue caratteristiche più belle, quella del perdono. Un invito a una profonda riconciliazione tra tutti noi. Non costa neanche un euro, cioè costa molto, costa moltissimo perdonare, però dal punto di vista economico non costa niente, quindi veramente sarebbe bello che il Giubileo fosse una celebrazione dell'amore e del perdono. Grazie della pazienza. Grazie. Dunque, il Giubileo non è che proponga cose diverse da quelle che si fanno normalmente, è però un momento particolare in cui queste cose che facciamo normalmente diventano, come dire, più pregnanti, diventano più approfondite, diventano in qualche modo, nella prospettiva, mi pare di aver letto dal documento, aver tratto dal documento, nella prospettiva di Francesco, vuole essere proprio un momento di riflessione collettiva molto forte. E mi ha colpito anche un altro aspetto, cui accennava il Vescovo, e cioè l'attenzione ai carcerati, è intervenuto molte volte. E da quello che ho letto, oltre alla porta santa o alle porte sante che verranno distrutte, è vero, sì. Distrutte, cioè verranno aperte in modo che il Giubileo venga proclamato, ci sarà una porta santa anche nelle carceri, nelle carceri. E anche questo è un momento significativo, perché stiamo in una stagione in cui c'è un grande disprezzo delle persone che compiono dei reati, e la galera è considerata come il luogo in cui scontare eventuali colpe. La galera, ma ci sono anche altre alternative. Noi qui abbiamo avuto la fortuna qualche anno fa di avere il professore Eusebi, che ci ha parlato di giustizia riparativa. Anche questo è un tema molto importante. Ma ripeto, quello che mi colpisce nella lettura dei testi, compreso l'ultima enciclica del Papa, che è da leggere, molto bella, perché mi sembra che sia anche una specie di bilancio di un pontificato che ormai è molto avanzato, dico, quello che mi ha colpito è questo: il grande rispetto nei confronti delle persone, la grande dignità delle persone. Anche il più povero, il più disgraziato, il più scellerato rimane persona, creatura di Dio. E quindi il tema di siamo tutti fratelli e quindi dobbiamo in qualche modo farci carico delle debolezze e delle incertezze che sono presenti in queste persone. Cioè, è la lettura di un documento, il Vescovo ce l'ha fatto capire, molto interessante, e credo che si possa trovare anche su internet, su internet, il Giubileo di Papa Giovanni, di Papa Francesco. Ecco, allora a questo punto io direi di cominciare a fare una breve discussione, chiarificazione su quello che è stato detto e su quello che si intende fare, compreso qui a Rimini, no? Perché è chiaro che questo è un discorso di carattere generale, il Vescovo cerca delle mediazioni qui a livello locale. Allora, chi vuole intervenire? Ci diamo una prospettiva di tempo, e cioè chiudiamo attorno alle 7, 7:05,
e poi nel frattempo appunto interventi che siano interventi brevi, concisi, ecco, essenziali. Nives. Io ho pensato alla faccenda pazienza e speranza imparentati, ma a me sono, per me sono ancora di più, Vescovo Nicolò, perché la pazienza è una condizione sine qua non per la speranza. La speranza si realizza nel futuro, ma se non hai pazienza per aspettare il futuro, questa speranza diventa, anziché qualche cosa che ti calma, qualche cosa che ti fa arrabbiare, basta. Io sto pensando, la pazienza nel nostro catechismo della Chiesa Cattolica non è compresa tra le virtù teologali, non è compresa tra le virtù cardinali, perché ci hanno messo la prudenza anziché la pazienza, non è fra i doni dello Spirito Santo, quindi questa pazienza non viene fuori da nessuna parte. L'unica parola pazienza, anzi un avverbio pazientemente, viene fuori fra le opere di misericordia spirituali, la penultima, sopportare pazientemente le persone moleste. Quando eravamo piccoli dicevamo la settima è pregare Dio che muoiono presto, anziché pregare Dio per i divieti di morte. Allora, quando è stato fatto sto catechismo della Chiesa Cattolica, ma anche nelle omelie normali, perché questa pazienza? Ma è tutto basato sulla pazienza. È uno che uccide la moglie perché non la sopporta più, che non ha più pazienza, arriviamo proprio all'estremo. Ma senza pazienza la nostra vita che cosa diventa? E perché è così poco valutata? Quando è stato fatto il catechismo della Chiesa Cattolica, da qualche parte potevano anche metterle, fare anziché le quattro virtù cardinali, metterne cinque, metterci oltre la prudenza anche la pazienza. Se uno niente niente ci pensa, sembra che per la Chiesa sta pazienza poi non sia tanto importante. Però vedi, aver inserito nel documento questo tema significa che i teologi sono impegnati in questo momento a riflettere su questo tema. Questo che volevo chiedere, volevo, ecco, chiedere, quindi c'è anche uno sviluppo della teologia. La teologia non è quella che rimane ferma, ma è in continua evoluzione. Pensate al dibattito che in questo momento c'è al Sinodo dei Vescovi, insomma, che è un dibattito anche aspro, ed è un dibattito proprio attorno a temi nuovi che la Chiesa si trova ad affrontare, perché la Chiesa è nella storia e deve affrontare i temi che vengono fuori dalla storia, non può uscire. Tu che leggi tutto, hai mai trovato un articolo in qualche rivista dove esalta la pazienza? Io non l'ho mai trovato. No, no, ma io ti dico che è una novità su cui vale la pena di riflettere. La Nive si sta candidando a un editoriale sul ponte in occasione del giubileo. Bene, altri interventi? No, io ho sentito dire santa pazienza. San Francesco, lo scritto, San Francesco ha valorizzato moltissimo la pazienza, dicendo che è una delle basi delle virtù delle persone, per cui ho avuto tantissima pazienza per tutto il dolore fisico che ha dovuto sopportare per tutta la sua vita. Dice che la pazienza e l'umiltà, secondo me, sono il fondamento, almeno mi sembra di aver letto così, se non sbaglio, del cristiano. Quindi magari i santi però ne hanno parlato della pazienza. Però forse fortezza e temperanza sono pazienza. Se uno è intemperante non è paziente. Santa pazienza. Santa pazienza, sì. Mi ricordo la mia nonna, Santa io come nonna. Silvia. Santa Teresa d'Avila nella sua. Puoi alzare la voce? Santa Teresa d'Avila nella sua preghiera nomina la pazienza. Niente ti turbi, niente ti sgomenti, con la pazienza lo sostiene. Quindi sono santi. Io sto parlando della Chiesa, beh, qui cita Paolo Romani 5:3-4, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce la pazienza, dovrebbe produrre, produce sofferenza, ma anche la pazienza, la virtù provata. Vabbè, no, comunque è un'osservazione corretta, giusto, è un tema secondo me interessantissimo quello di per soffrire, che è una roba anche
Non facile, insomma, questa, sì, è vero, fortezza, esatto, sì, quella di sapere, di una certa lentezza, insomma, di saper. E poi è il tema legato alla pazienza di Dio nei nostri confronti. Comunque i due paragrafetti sono carini, se vali a leggere, che sono belli sulla pazienza. I due paragrafetti, sono due paragrafetti sulla, il 4, subito all'inizio, il 3 e il 4, mi sembra che siano. Sì, il 4, sì, il 3 e il 4. Molto bello, è vero, è vero. Se avete anche dei suggerimenti per il giubileo, insomma, abbiamo ancora uno o due mesi da prepararci, poi un anno per viverlo. Volevo dire anche che noi parteciperemo ufficialmente. Non so se avete visto il programma del giubileo, dei pellegrinaggi giubilari. Io non so il Papa se potrà fare tutte queste cose. Diciamo che ogni settimana lui ha il giubileo dei medici, dei carcerati, dei vescovi, dei preti, dei laici, delle aggregazioni laicali, di qualunque cosa. E credo che sia giusto che magari anche delle piccole delegazioni riminesi possano andare. No, è bello, immagino io il giubileo dei medici, degli infermieri, faranno un gruppettino che va giù e si incontrano e pregano con il Papa e con tutti i medici del mondo. Noi la diocesi organizzerà in modo ufficiale quello delle famiglie, quindi ci mettiamo dentro bambini, nonni e dintorni, genitori ovviamente, e poi quello degli adolescenti, che sarà nel ponte il 25 aprile, e quello dei giovani, che sarà a cavallo tra luglio e agosto. Tra luglio e agosto, quelle delle famiglie mi sembra che sia intorno al primo di maggio, non mi ricordo. Sul ponte del 2 giugno, forse. Sul ponte del 2 giugno? Lo può darsi, sì. Poi tutti gli altri, no. Faremo un pellegrinaggio, penso, diocesano di ringraziamento del giubileo nel 2026. Magari faremo due giorni, andiamo un venerdì, sabato e domenica, cioè andiamo fuori, perché ho pensato che se ci andiamo adesso poi ci mettono insieme a chissà, a qualunque, allora ho detto facciamo una roba, facciamo così, viviamolo bene in diocesi, e poi nel 2026 andiamo, facciamo un venerdì, sabato e domenica a Roma, incontriamo il Papa. Prego? Non ho capito, cos'è? Ci vuole pazienza. Sì. Sì. Ci prepariamo, tra un anno andiamo giù. Vescovo, scusi se posso, io vorrei proporre dei momenti di adorazione, brava, anche dopo la messa, anche 15 minuti, perché si scappa sempre di adorazione. Forza la voce, perché non si sente. Ti chiami di nome? Come? Ti chiami di nome? Danila. Danila? Sì. Ha chiesto dell'adorazione, ecco, vi dico un'altra cosa che è questa, grazie, sono dimenticato. Allora, facendo un po' di così brainstorm, di raccolta di idee con il Consiglio Pastorale Diocesano e varie aggregazioni laicali, uno dei temi più così, una delle cose che di più è risuonata è stata l'idea di fare un'adorazione eucaristica continua nella nostra diocesi. Cosa vuol dire? Vuol dire definire una chiesa e tenerla aperta, 400 adoratori che offrano un'ora alla settimana, più o meno, secondo me, se fate i conti è così. C'ho un po' tante persone, un certo numero di persone. Perché? Perché è un'esperienza che altrove, ad esempio a Forlì, c'è una chiesa dedicata in cui la diocesi. Però alla fine ho pensato questa cosa qua. Io vorrei che invece in tutte le parrocchie, almeno una volta alla settimana, secondo me siamo ancora. Perché avevo paura che ci fossero 400 eroi che vanno a fare sta roba qui e poi tutti gli altri dicono: ah, ma guarda, se la fanno loro. Invece no, preferirei che ovunque ci sia. In alcune parrocchie c'è tutti i giorni, un'oretta dopo la messa, prolungano un po', alcune volte, noi la facciamo una volta al mese, ma che roba è una volta al mese, almeno una volta alla settimana, che ci sia mezz'oretta, un'oretta, considerando anche, perché secondo me questo è un altro tema interessante di pastorale, e forse anche un tema culturale, considerando anche i ritmi di vita
no? Cioè i tempi della, lo dice anche tante volte Santo Padre, no? Cioè i ritmi di vita delle persone, anche delle giovani famiglie, insomma, forse bisogna prevedere alcune cose, va benissimo alle 9 di mattina, alcune messe vanno benissimo alle 5 e mezza del pomeriggio, però forse ogni tanto una roba alla sera in cui, no, ora un papà torna a casa mezzo morto, dice ma questa sera, quindi un'adorazione anche magari serale, poi bisogna vedere un po', però è un grazie per averlo detto, sì, sì. Lo faremo. Io credo che sia legato al concetto sia della pazienza che del perdono ci sia, credo, un tema importante, quello che la società di oggi, la tecnologia e soprattutto questo per i giovani non aiuta a comprendere il poter sbagliare e fomenta molto il senso del sentirsi in colpa per qualche cosa, cioè la tecnologia, la mancanza di tempo ci spinge alla velocità, ci spinge ad essere perfetti, ci spinge ad essere infallibili e quindi non aiuta il pensiero di poter perdonare a se stessi e agli altri lo sbaglio. Allora io credo magari un percorso che aiuti anche i giovani non solo al perdono, ma anche proprio a non sentirsi in colpa, perché il sentirsi in colpa genera poi altre cose che possono essere pericolose, reazioni, comportamenti, per le quali poi si sbaglia veramente, ma perché si sente in colpa per cose che, per le quali invece colpa non si ha. Grazie, molto bello questo. Grazie. Fra altre cose, no, questo... Sì, sì, bello. È proprio uno spirito giubilare questo, dell'indulgenza, dire ma dai, vai, ricomincia, piantala lì, no? L'idea invece del debito, no? Del tenere al guinzaglio qualcuno, no? Con i sensi di colpa. Io visto che voi siete persone che vi è anche su questo tema dei giovani, vi dico la verità che in questi ultimi giorni, non so bene perché, ma forse... Boh, non lo so, non mi era mai capitato, però mi è rimbalzata nella mente il desiderio, mi rendo disponibile anche col, diciamo, col progetto culturale a fare un po' una riflessione su una cosa che secondo me non abbiamo io almeno parlo di me così non sbaglio, in modo adeguato, cioè mi sono reso conto che nella cura delle giovani generazioni, diciamo della pedagogia, va a sapere, poi magari ci saranno quelli che hanno scritto, so anche di un autore, una volta l'ho anche ascoltato, però di qualità non mai approfondita, mi sono reso conto che, e poi ci sono anche tante, che merita secondo me al giorno d'oggi una riflessione su come il mondo della rete incide sulla crescita dei ragazzi. Cioè ci saranno anche tanti, però il fatto che forse no? Anch'io stesso così ci viviamo con la speranza forse, no? Che in fondo dei buoni genitori, dei buoni professori, dei buoni allenatori sportivi, dei buoni sacerdoti, la chiesa, la società civile, si parlava prima anche di solidarietà, un mondo adulto che propone delle cose interessanti, belle, poi sia tutto sommato alla fine della fiera vincente. Però io penso che il mondo, quando ho letto, ho cominciato a pungermi questo tarlo in quell'indagine che c'è stata forse, non so, non mi ricordo, qualche mese fa ho letto che sostanzialmente, ne parlavo quando vedo questi ragazzetti che fanno la cresima, domenica ero lì alla Grotta Rossa, c'erano questi ragazzini di terza media e l'ho associata a questo articolo che ho letto, che mediamente uno di questi adolescentini qui scrolla col dito per 5 ore al giorno su TikTok, vedendo, guardate che secondo me questa è una cosa di cui, cioè come queste 5 ore ti entrano, cioè sono 5 ore, cosa entra in me? Sono 5 ore. 5 ore al giorno mediamente, io penso che
Ci sono poi anche, a questo punto si aprono varie teorie, no? Ci sono quelli che lo vieterebbero, quelli che bisogna starci dentro e proporre qualcosa di bello, di più bello, insomma, uno a quel punto lì. Però mi sto convincendo, dato che io non sono così, allora uno dice, ma io preferisco venire qui, preferisco andare a trovare, mangiarmi una pizza con gli amici, preferisco andare a vedere il basket, preferisco farmi un'ora di adorazione, però, ma io, che non scrollo 5 ore, rispondo agli WhatsApp, tanto, ma TikTok, queste cose qui, io penso, non lo so, però ho la sensazione che noi tant'è un po' lo sottovalutiamo, lo diciamo, scrolliamo tutti la testa, è vero, è vero, è vero, però alla fine della fiera abbiamo accettato come una componente ci siamo arresi, e a me piacerebbe, dico io, pensarci un po', anche se vedere un po', perché no? Perché poi dopo dentro ci sono tutte queste robe qui, no? In cui ti insegnano a fare tante cose anche opinabili, no? Voglio dire, io credo che ci siano molte influenze della rete sul modo di pensare. Ah, moltissimo. Pensavo, a parte, ad esempio, leggevo un articolo di Repubblica che diceva che alcune pratiche inventate per fare spettacolo, pratiche sessuali, stanno diventando, i giovani pensano che siano normali, ma anche molti atteggiamenti che noto nelle discussioni, come l'illusione di poter sapere tutto perché si è consultato qualche pagina di internet, cioè la supponenza, ad esempio, che ci segnano alcuni molti interventi che noto su Facebook, no? Dice, ma chi è stato quel bumper, ci bisogna essere proprio stupidi per, e poi magari un giudizio su amministratori, su tecnici che hanno lavorato per anni su quel tema lì. Quindi No. Sì, ma siccome l'indagine sociologica è un po' come dire la diagnosi, secondo me c'è l'aspetto pedagogico propositivo, cioè, quindi è così, quindi sì, no, andrebbe, ad esempio, il passaggio, no? Ad esempio insegnare a dialogare davvero, perché poi non si dialoga più davvero, cioè c'è un tema che vedevo, è quello, ad esempio, delle logiche fallaci, no? Cioè il dibattito politico si basa molte volte, no? Questo anche la televisione, il talk show, sulla logica fallace, no? Cioè invece di ragionare sull'argomento, attaccare la persona, certo. Oppure tutte queste cose, ecco, credo che si debba insegnare a decodificarle, no? A riconoscere, cioè quando si sì, guarda, no? Sarebbe interessante, a me piacerebbe, di qualità, ecco. Questo, a proposito, si potrebbe anche dire che cosa si fa nelle scuole per parlare anche del giubileo, non so, i professori di religione hanno in mente qualche cosa, la diocesi ha indicato qualcosa a loro. Faremo un incontro anche con loro su questi temi riguardanti il giubileo, nella speranza che anche loro. Ora siamo proprio, li definiamo, ora abbiamo nel mese di novembre, riusciremo, penso, a definire qualcosa di un po' più preciso da dare un po' a tutti, in modo che si possa. Però è bello anche un po' parlarne, capisci, studiare qual è, andare allo specifico, non fare un elenco di cose da fare, ma un atteggiamento spirituale relazionale da vivere, no? E che sarebbe. Grazie comunque. Volevo aggiungere una cosa, che dal punto di vista, dal mio punto di vista personale, mi riallaccio all'ultima cosa che dicevi tu nella tua esposizione. Mi sembra che il giubileo sia una grandissima celebrazione della gratuità dei doni di Dio, no? Dell'amore di Dio e tutto quello di cui ci circonda. Dal punto di vista spirituale sento che deve essere qualcosa di cui ci dobbiamo riappropriare fondamentalmente, e in questo senso c'è anche la dimensione, ad esempio, del creato, c'è la dimensione del creato da contemplare, ma anche
dei gesti concreti da porre nei confronti proprio della salvaguardia del creato, perché insomma sì, insomma, non c'è giorno, soprattutto in questo periodo in cui non sentiamo parlare o non leggiamo del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, di tutte queste cose qua, ecco, però ecco, questa anche educazione dei piccoli gesti e soprattutto precedentemente l'educazione alla contemplazione della bellezza del creato, mi sembra che sia una cosa giubilare proprio in senso che... Grazie. Nella bolla viene fatto cenno brevemente a qualche parte, c'è. D'altra parte c'è la Laudato Si, che è considerata un capolavoro. Io sul Sole 24 Ore ho letto un articolo di un economista, De Aglio si chiama, che poi è il marito della Fornero, quale ha detto che la lettura più significativa che lui ha avuto durante l'anno era stata la lettura della Laudato Si. Ma un documento che, scusi eccellenza, ma molti preti non hanno letto. Io non ho mai sentito, anzi ho sentito dove vado di solito a messa, ma nelle omelie queste tematiche sono poco affrontate. Siamo sul piano del devozionismo piuttosto che sul piano del capire le novità che stanno emergendo e di come inserirsi dentro queste realtà per portarle al loro fine. E questo è un aspetto molto importante, perché io ricordo che nell'Evangelii Gaudium, che è il documento che il Papa scrisse tanti anni fa come introduzione, e parlava delle omelie, 30 pagine dedicate alle omelie, lui dice che bisogna essere brevi, no? Essere brevi, ma poi dice dovete parlare dei problemi della gente, cioè mettere il Vangelo in rapporto con i problemi della gente, con la vita. E invece molto spesso si rimane sul generico e quindi si esce fuori dalla chiesa a fine messa, si esce fuori come dire, non arricchiti. Io personalmente qualche volta riesco ad essere anche un po' arrabbiato, perché mi aspettavo qualcosa di più. Preparando le letture del Vangelo il sabato mattina per andare poi a ascoltare la predica, mi accorgevo di quanto fosse la differenza tra quello che avevo letto, avevo capito, e quello che veniva detto. Quindi questo è un problema, io credo, molto importante, o no? Benissimo. Bene. Prego, premi. Qualcosa relativamente al linguaggio, relativamente alle omelie, vivendo un paio di gruppi di lettura del Vangelo, poi ci siamo visti in cattedrale l'altro giorno, io penso che i parroci, i preti, diciamo, dovrebbero frequentare un gruppo di questo genere nella propria parrocchia per sviluppare la propria omelia, vedendola nascere dalla discussione viva, diciamo, più che lavorare sull'intellettualismo. Riguardamente al linguaggio, ma questo io ho visto che nel sinodo è stato trattato, ma scivola sempre un po' via, perché prima di tutto abbiamo un intellettualismo moderno, uno scienziato diceva che si comincia, che i bambini giocano fisicamente e via via l'educazione porta a sviluppare il cervello, la mente, fino a che un grande conferenziere, un grande matematico, un grande intellettuale, il corpo serve solamente per trasferire il cervello da casa sua alla conferenza, no? E questo rispetto ai temi moderni, cioè parlavo con mia moglie che insegna, no? Dice che i ragazzi più di 4-5 righe non riescono a comprendere, forse non riescono a comprendere anche quelle alcuni, ma perché è la lunghezza dei messaggi che c'è sulla rete.
Ma noi dobbiamo adattare il nostro linguaggio al linguaggio con le persone con cui parliamo, eventualmente portandole nel tempo a un po' come fa Gesù in Emmaus, no? Però dobbiamo arrivare verso questo, dovremmo, tra l'altro noi abbiamo un vantaggio che il cristianesimo è qualcosa che dovrebbe essere trasmesso più che col linguaggio, con la vita, no? E questo si sta perdendo, e io ho quasi l'impressione di assistere sempre allo stesso modo comunicativo dagli anni del Concilio in poi, si è sempre più impoverito, si è sempre più ritornati e facciamo sempre le stesse cose, la conferenza, l'omelia, ecco. Non c'è un qualcosa di veramente nuovo, comunicativo, anche come messa, come... Io vedo, ho avuto l'esperienza della luce della notte, che secondo me è stata molto bella, nel senso che questi giovani che venivano presi da Viale Dante, che camminavano così, si messi davanti a un contesto di adorazione, di riflessione, alcuni si presti, arrivavano anche a piangere, a esprimersi, cioè probabilmente c'è bisogno di un percorso esperienziale, cioè, dobbiamo, cioè io non sono un esperto, però capisco che il linguaggio non è adeguato. Se noi abbiamo un computer che lavora quanti megabyte al secondo, abbiamo, e noi abbiamo con i programmi da 8 megabyte, e due che il computer, mi ricordo i vecchi 386, spingevi un tasto per farli andare piano perché capissero il programma, no? Noi abbiamo una chiesa che ragiona ancora con uno strumento comunicativo del 1700, del 1600, non abbiamo, il barocco prendeva i migliori artisti in ogni campo e li portava a sviluppare il messaggio cristiano. Oggigiorno si trova molta povertà in questo, no? Io vedo degli artisti che fanno delle canzoni, dei testi, delle cose, poi vado a vedere le canzoncine che facciamo in chiesa, insomma. E questo non è, cioè, voglio dire, il teatro, si dice, la cosa non è teatro, ok, ma il teatro è lo strumento che serve per farsi capire. Bisogna capire che ci sono degli strumenti, la teologia pastorale e la teologia spirituale. Allora, chiudiamo con questo intervento e chiedo al Vescovo di chiudere questa assemblea dicendo, come abbiamo detto, una preghiera a tutti quanti insieme. Ma io vi ringrazio, vi chiedo anche, a proposito di pazienza, di avere la pazienza anche di pensarci un po' alle cose che abbiamo sentito, che il Papa ci ha proposto, che io ho tentato modestamente di riprendere, cercando di incuriosirvi in modo per niente breve e immagino piuttosto noioso, però avete ragione. La prossima volta faremo un gioco in Piazza Tre Martiri, preparatevi. Noi abbiamo un attacco da supporto. Va bene, no, ti chiedo proprio di suggerirci anche, suggerire anche cose che davvero sono convinto che lo Spirito Santo soffia nel cuore di tutti noi, e quindi tutto ciò che viene da lui, insomma, è un bene per la Chiesa, per cui se avete qualche idea, qualche proposta, ma questo spirito di perdono ampio, di amore, di, insomma, mi sembra che, speriamo che in quest'anno di riuscire a farlo respirare a tutti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Grazie.